Incontriamo oggi How Fidesen, il nuovo singolo dei Sedona, ed incontriamo Anna. Ciao Anna, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio anche a te. Ciao, come stai innanzitutto? Tutto bene, grazie. Tutto bene, perfetto. Allora Anna, duo torinese, mi sbaglio? I Sedona? Sì, esatto, no, non ti sbagli, siamo di Torino. Sedona, perché Sedona? Allora, Sedona è il nome di una città americana in Arizona dove siamo stati, ed è un posto un po' misterioso, un po' New Age, che è famoso perché questi, quelli che chiamano vortici di energia, vanno le persone a farsi leggere l'aura, ci sono stati gli avvistamenti di UFO, insomma è un posto che abbiamo trovato abbastanza affascinante, che insomma ci è piaciuto come atmosfera. Ah, che bello, quindi avete scelto questo perché vi è rimasto nel cuore praticamente. Esatto. Ok, e perché Auf Wiedersehen? Auf Wiedersehen, allora abbiamo scelto di dirlo in tedesco e non in italiano, sia perché ci piaceva il suono, che ci sembra scritto bene nella canzone, e anche perché per giocare sull'ambiguità di addio e di arrivederci, quindi insomma un saluto che fosse non definitivo, o meglio che non fosse specificato, ecco. Il pezzo è stato scritto da te, Anna Mantovani e Dario Armenio, giusto? Sì, esatto. E il video invece è stato girato in Toscana da Simone Gazzola e esatto. Marco Piglia. Sì. Ok, raccontaci com'è nata l'idea di questo videoclip. Allora, l'idea del videoclip, diciamo il tema del videoclip è del regista, che ci ha proposto appunto di fare questo video in cui ci siamo io e Dario, che siamo uniti da una corda e guardiamo tutti e due in direzioni opposte, quindi siamo sempre legati ma non ci guardiamo mai. E, insomma, ci è piaciuto questa idea, e ci sembra anche che il video sia riuscito a rendere piuttosto bene l'atmosfera così un po' malinconica, un po' riflessiva della canzone. Perché malinconica? Vogliamo spiegare il messaggio? Allora sì, il messaggio, quello che vogliamo esprimere nella canzone è appunto il fatto che il desiderio di cercare un momento di pausa, un momento di tranquillità in un mondo sempre più veloce, più frenetico, anche un pochino più basato sull'immagine piuttosto che sulla realtà, e quindi di prendere per un po' le distanze, quindi dire arrivederci o addio, e quindi cercare un attimo per se stessi, ecco. Dunque, voi abitate a Torino? Sì, a Moncalieri, vicino a Torino. Ok, e questo duo è di tradizione rock elettropop? Sì, esatto. Io e Dario facciamo musica insieme dal 2010, e negli anni abbiamo sia fatto pezzi più pop, dance, elettronici, che più proprio rock. In questo album, in queste canzoni, abbiamo cercato di mettere insieme entrambe le influenze, quindi di fare un album che fosse eclettico, che contenesse sia la nostra anima più elettronica, sia quella rock. Dario Armenio, voce, chitarra, basso, sintetizzatore. Sbaglio? Sì, ecco, esatto. Tu invece, Anna Mantovani, voce, sintetizzatore e naturalmente i cori. Sì, in realtà entrambi suoniamo un po' tutto, anche se Dario è più lo strumentista, diciamo, più esperto, ecco. E voi siete musicisti, quindi? Sì, no, insomma, non nella vita, abbiamo anche dei lavori normali, però sì. Ah sì? Quindi questo non è il vostro mestiere? No. Siamo ingegneri, in realtà. Ah, che bello! E quindi cosa fate? Dario lavora nell'ambito della proprietà intellettuale, cioè brevetti e marchi, e io lavoro per un'azienda ferroviaria. E avete fatto ingegneria, quindi? Sì. Ma siete giovanissimi, però? Più o meno, siamo, insomma, di esperienza anche musicale, diciamo così. Ed è molto che, vabbè, siete insieme, come detto, dal 2010, ma sì, è molto che suonate invece e cantate? Io avevo suonato un po' da piccola, sia pianoforte, violino e poi chitarra, e anche lui suona la chitarra da quando era piccolo. Dario ha partecipato, ha fatto parte di molti gruppi, anche gruppi che fanno cover, per esempio ci siamo conosciuti perché lui suonava in una band tributo degli Oasis,
è stato lì che ci siamo incontrati. Io credo che Dario Armenio sia venuto anche a Terni, puoi provare a chiederglielo, perché mi ricordo di una sua, non so, forse un live qui da noi. Ah, qui è a Terni. Possibile, glielo devo chiedere. Sì, infatti, perché mi ricordo di averlo sentito qui da noi, capito, proprio che partecipava a qualcosa, quindi magari chiederglielo, forse un festival. Sì, noi in realtà insieme come Majestic 12 abbiamo partecipato al festival estivo di Piombino, che non è proprio Terni, però insomma siamo un po' distanti da Piombino, sì. Ma io credo proprio Terni, magari chiederglielo, ecco. Glielo chiedo, certo. Senti, vogliamo dare i contatti? Sì, allora ci trovate su Facebook alla pagina www.facebook.com/sedonasound e anche su Instagram @sedonasound. In più trovate il nostro singolo e dalla fine della settimana il nostro album su tutti i principali store digitali, quindi iTunes, Apple Music, Amazon, Spotify, eccetera. La copertina del singolo, Simone Gazzola e Marco Piglia. Sì. Ecco, sto leggendo i crediti. Il video Simone Gazzola e Marco Piglia, il montaggio Simone Gazzola, il logo di Sedona Omar Arturo Bianco. Esatto. Ok. E Anna, il sogno nel cassetto. Bello, il sogno nel cassetto di fare musica, diciamo, per vivere. Che fosse il nostro sogno inconfessabile, ma in realtà confessabile, appunto, di poterci dedicare alla musica a tempo pieno. Quindi farlo per mestiere? Sì. Esatto, sì. È sicuramente un po' il sogno di tutti, no? Che tutti coloro che fanno quello che fate voi, naturalmente. E invece dei live per questa estate? Allora, in questo momento non abbiamo niente di programmato, ma probabilmente faremo qualcosa a settembre, più avanti. In questo momento c'è un pochino difficile fare dei live, perché noi siamo insieme non solo nell'arte ma anche nella vita, e abbiamo due bambini, di cui uno di pochi mesi, e quindi in questo momento stare fuori tutta la notte è un po' difficile. Però insomma, nei prossimi mesi. Mi sembrava di aver capito che stavate insieme anche nella vita, però sì. Non ho osato chiedertelo, sono stata un po' sulle mie, però adesso che me l'hai detto, complimenti, e complimenti per i due bimbi, quindi naturalmente con due bimbi piccoli è un po' difficile, Anna. È difficile per i live, in realtà la registrazione dell'album certo. L'abbiamo fatta mentre insomma, in realtà una canzone Dario l'ha registrato le voci proprio la sera in cui è nato Samuele, nostro figlio, e addirittura io ero ancora in ospedale. Quindi magari anche un po' per sdrammatizzare, no? Per prendere un po' fiato, giusto? Sì, infatti la musica è sempre un modo per esprimere le grandi emozioni anche in ospedale. È vero. Bene, allora io vi faccio un in bocca al lupo, viva il lupo, una bella estate, ma soprattutto tanta gioia e tanta buona vita per questi due bimbi. Grazie mille. Farete cantare anche loro tra un po'? Certo. Saranno obbligati. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto nascere in una famiglia di musicisti e in questo caso, per quanto ti riguarda, di voce, di cantanti, è necessario continuare a fare il mestiere dei genitori. O quantomeno continuare i desideri dei genitori, poi vabbè, ognuno sceglie quello che vuole, no? Poi alla fine. Sì, magari per contrasto non ne vorranno sapere. Ma magari sì, perché no? Non si può dire, sai, la musica fa grandi cose, Anna, quindi non è un mestiere normale, la musica è un'altra cosa, quindi e fa grandi cose, magari e permette anche ai figli di amarla, sicuramente sì. Ma sì, speriamo. Bene, allora, progetti futuri invece? Ah, noi in realtà stiamo, oltre al fatto che uscirà l'album intero a fine settimana, siamo impegnati insomma nella promozione di questo album, ma stiamo già pensando al prossimo. E certo. È impossibile fermarsi. Bene, allora con questo saluto noi ci salutiamo, ascoltiamo adesso per intero il vostro singolo e naturalmente con l'augurio ci salutiamo di ritrovarci, perché no, a settembre, ottobre, novembre con il nuovo singolo, forse.
Sì, certo. Un po' troppo presto? Ma bisogna vedere, adesso iniziamo col far uscire l'album, però sì, abbiamo una canzone che ci piacerebbe far uscire come singolo, adesso insomma stiamo valutando quando farlo. Benissimo, intanto il vostro qui da noi è suonatissimo, molto molto trasmesso, quindi andate forte. Fantastico, grazie. Grazie a voi, ci sentiamo presto, 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 buona estate, un bacio. Grazie altrettanto, a presto. Un bacio ai due bimbi, ciao Anna. Grazie, ciao. Ciao. Spengo il firmamento delle frasi fatte che smorza i sensi e accendo l'universo delle mie domande che ruota intorno ai sé. Cambio prospettiva e torno in equilibrio. Instabile cose che mi fa traballare sopra il filo della mia integrità. E attendo una risposta che non c'è. Il tempo cambia il mondo ma non me. Il grigio dell'asfalto è il prezioso quando vivi in bianco e nero è tutto è solo immagine povere anime perse vera paradigma nobile ma deleterio che grava su di me. Taglio i ponti fragili col mio passato, remoto stile cercherò la pace sotto un pergolato, bevendo un buon caffè. Se la risposta è dentro me, il come conta meno del perché, il grigio dell'asfalto.